E siamo qui, siamo al Muévete di Faenza in questa due giorni di latinoamericano e non solo, e una grande kermesse di artisti. Come avevo anticipato nella puntata precedente, abbiamo ancora tantissimi amici da farvi conoscere, o tantissimi amici che abbiamo ritrovato, perché voi Giancarlo e Daniela li conoscete già. Ciao. Beh, anche tu ci conosci, no? Ah, ci siamo già visti quest'estate. Sì, siamo stati convocati da Roberto. Certo, venite a fare un giro qui al Muévete quest'estate. Siamo qui, credo sarà una bella iniziativa. Ci sono 5 sale: kizomba, salsa, bachata, di ogni. Che cosa farai Giancarlo? Mi hanno ingaggiato per fare un po' di salsa, adesso vediamo cosa viene fuori. Sì, perché lui ha una salsa un po' particolare, mista New York style fusion, e cappelletti e tortellini. Certo, quando uno non sa far bene le cose, mescola così. E poi gli aggiungo un po' di peperoncino, così è tutto buono. Ed ora la parola a Daniela, che si troverà a ballare con Giancarlo oggi. Sarà una gara dura, vero? Ah, ma la vinco io. Lo teniamo bello battuto e la vinciamo insieme, dai. E dopo il momento di gioco, perché siamo davvero amici da vecchia data, Giancarlo, oggi in questo stage di salsa metterai molto del tuo, perché tu sei uno davvero fantasioso e pieno di energia. Come mai la salsa? Questa passione che hai del ballo fin da piccolo. Devo dire la verità? Sì. Guarda, c'è stata una... Io ho iniziato a ballare tardi, avevo 28 anni. E c'è stata una sera che abbiamo organizzato la solita serata festa della donna, e mi hanno buttato sul palco insieme a un altro amico, ma mi sentivo a casa. Allora ho detto: io devo ballare, cioè questa è casa mia, devo ballare. Allora ho iniziato a fare N corsi, boogie, salsa, bachata, ho fatto hip hop. Poi ho detto: ci buttiamo dove siamo un po' più portati, la salsa, e di lì è partita la mia avventura. Beh, un'avventura che direi ha avuto non pochi traguardi, perché stiamo parlando di Max Tripicchio, Made in Italy, stiamo parlando di tanti, tanti, tanti anni di professionismo. Il mio piccolo ho fatto quello che volevo, quindi sono contento. Sì, dai, sì. Benissimo, con una compagna alle spalle che, voglio dire, sostiene. Ha sempre... Che sostiene, perché c'è chi a casa che sostiene, sennò... Non si potrebbero fare questi tipi di vita. Esatto, certo, perché comunque sono tante cose impegnative da gestire, da incrociare, quindi cerchiamo di... Siamo una macchina che lavora. Quindi. Compagna che comunque balla anche lei già da tempo. Perché sì, forte. La tua passione per la salsa è nata da quando hai conosciuto lui o già ballavi? No, ballavo anche prima altro, poi no, crescendo, salsa, no, la salsa assieme, la salsa abbiamo cominciato più o meno assieme, quindi no, è una cosa che ci accomuna, che portiamo avanti insieme. Vedete, come dico sempre, andate a ballare, anche se pensate di non saper fare, non importa a che età iniziate, perché c'è sempre tempo per poterlo fare. È verissimo. E comunque il ballo fa bene, oltre che tonificare, consolida relazioni, fa nascere amicizie. Guardate che meraviglia di coppia, con due bimbi fantastici a casa. Io sono a casa con i nonni, meno male che ci sono i nonni, va. Io lascio andare Giancarlo e Daniela, grazie per essere stati con noi. Grazie e buon Muévete. Ciao, ci vediamo quest'estate. Ciao.